sapere indossare i rapporti e la vita col cuore. Fa un Signore che nella Santa Famiglia ci educhi alla semplicità della vita umana, nel saperla affrontare nei suoi problemi, che ciascuno di noi diventi custode della propria famiglia e benedizione, tua benedizione, per tutti coloro che condividono il cammino. In Cristo nostro Signore, che con il Padre e lo Spirito vive in eterno. Amen. Che ci nutri con questo sapere, concedi a noi di seguire e conservare gli esempi della Santa Famiglia, perché dopo le prove della vita siamo associati alla sua gloria in cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Eccellenza, nella sua lettera Natale ci chiede di passare, ma accennato dalla logica del possesso, la logica del dono, sento di esprimere anche in nome di tutta la comunità grazie del dono della sua presenza, nonostante che la salute non avvenga troppo, ma qui in mezzo a noi, grazie delle sue parole, ma grazie soprattutto per questa testimonianza. Sappiamo quanto si prodiga questo anno, lo sforzo delle prime celebrazioni, qui rinunciando anche a qualche giorno di riposo. Per questo questa presenza veramente ci invita ancora più a noi come comunità, ma anche singolarmente, a diventare dono nelle nostre famiglie. Ecco la Sacra Famiglia che ci esprime come modello vicino da poter vivere, ma soprattutto ecco questa nostra realtà parrocchiale, affinché diventiamo a noi dono e segno per gli altri. Per questo la ringrazio e speriamo che poi subito dopo possiamo continuare anche intorno alla tavola la condivisione della mensa eucaristica. Ecco, io sono ben felice di queste parole, però sai con Luca quanto ci tenga l'impegno dell'ufficio diocesano della famiglia. Ci aspetta un anno impegnativo, chiedo anche ai collaboratori un grande impegno, una grande disponibilità, perché il cammino della famiglia è fondamentale proprio perché nella realtà sociale, la trama sociale, il bisogno di famiglie belle solide. E come sapete, dalla comunione ecclesiale alla coesione sociale, è fondamentale questo nostro impegno per accompagnare, prima per formare le famiglie. Siamo vicini. Io ho il sogno di questo progetto unitario. Tu conosci bene tutta la famiglia della, ecclesiale, della curia, ma soprattutto di tutte le foranie si stanno impegnando in questo. Io spero che non vi facciate fermare dalle difficoltà, l'abbiamo detto spesso, ma che valga il cuore nel voler realizzare questo accompagnamento delle famiglie, che abbiamo bisogno, e poi l'impegno per le fragilità delle famiglie, per cui noi come comunità dobbiamo veramente far sentire a chi ha bisogno di uno sguardo, di una parola, che ci siamo. Quindi ti prego, come vicario responsabile di questo settore, di pedalare, di metterci in cammino. Lo so, ma è anche una bella testimonianza. Sono convinto che anche questo debba essere l'augurio per il 2024 e anche l'augurio che voglio fare voi prima della benedizione finale. Prima di tutto abbiate fiducia, non siete soli, c'è il Signore che vi accompagna e vi accompagna anche attraverso coloro che si impegnano, che si danno da fare, che hanno gli occhi sugli altri, e quindi questa duplice presenza vi deve sostenere. Non abbiate timore. E poi vi prego, ecco, io dicevo che cosa mi aspetto dal 2024: di avere lo stesso entusiasmo del 2023. E quello che sarà, sarà, perché siamo pronti. E poi ci spendiamo in quello che avviene e man mano sviluppiamo la nostra vita, ma senza entusiasmo, siamo fritti, mi raccomando. Io credo, questo è il mio augurio per il prossimo anno per tutti voi: coraggio e abbiate fiducia nel cuore. Tu sei veramente santo, Dio.
iniziale sia segno sacramentale del Cristo sposo e della Chiesa sua sposa. Noi ti preghiamo per questi sposi, per i loro figli e per tutti coloro che per tuo dono conoscono la felicità di amare e di essere. E fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su queste famiglie riunite nel tuo nome e fa che tutti i loro membri, congiunti nel vincolo dell'amore, siano ferventi nello spirito, assidui nella preghiera, premurosi nel reciproco aiuto, solleciti alle necessità dei fratelli, testimoni della fede in parole e opere. Per Cristo nostro Signore. Ravvivi in noi, Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo della nostra nascita in Cristo, nella tua famiglia che è la Chiesa. Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella casa di Nazaret, rimanga sempre con voi, vi preservi da ogni male e vi conceda di essere un cuor solo e un'anima sola. Il Signore sia con voi. Dio, nostro Padre, comunichi a voi e alle vostre famiglie la sua gioia e la sua pace. Amen. Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Amen. Lo Spirito Santo dimori sempre in voi con il suo amore. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre,